Gentili lettori di Lira 24, bentrovati e bentrovato a Walter Vacchino, patron responsabile, ci dirà poi lei, dell'Ariston. Benvenuto. Grazie, grazie a voi. Sono contento di questa chiacchierata, soprattutto perché essendo i cinema e i teatri chiusi, diciamo, l'attività però prosegue. Ecco, quindi questo è Sì, un motivo per cui essere qui mi fa piacere. da tutta l'Italia, non solo Sanremo, si chiede se ci sarà il festival. Lei in questa fase cosa ci può dire prima del festival? Poi dovrebbe esserci anche nelle prossime settimane anche il Tenco. Cosa ci può dire, E anche beh, io se siamo posso dire distanti? che essendo ottimisti e guardando al futuro con positività, stiamo lavorando perché il festival possa essere fatto nella prima settimana di marzo, dal 2 al 6 di marzo. Questo perché il festival è un valore importantissimo, una tradizione, un appuntamento, un incontro delle famiglie che ha un valore enorme sia per la Sanremo, sia per la RAI, sia per il paese, ovviamente per il teatro. E quello che vorrei sottolineare è che la platea delle persone del festival siede sui divani di casa e viaggiano da 10, 11, 12, 15, 16 milioni. Quelli che erano seduti sulle poltrone dell'Ariston erano circa 1.400-1.500 persone, perché l'altro spazio era utilizzato dalle scenografie e quant'altro. Quindi si sta lavorando perché possa esserci l'evento, quindi scenografie, sopralluoghi, eccetera, sono cose che sono state fatte. Ovviamente tutto va a incastrarsi come un puzzle in quello che sarà la situazione, diciamo, del paese, dell'Europa, legata, diciamo, a questa influenza che è, diciamo, un pochino più pesante, lo dico tra virgolette, di quello che noi potevamo pensare. Lei è anche un uomo di cultura, di teatro, cultura e teatro che con queste ultime disposizioni sono state ulteriormente penalizzate. Cosa si può fare? Ma io devo dire che quello che ci sta succedendo, quello che sta succedendo nel paese, è un motivo per un adattamento e un'accelerazione di quelle che sono le singole attività rispetto a modelli che noi tradizionalmente utilizzavamo. Allora, la chiusura dei cinema e dei teatri da una parte dispiace perché il rischio di contagio nelle nostre strutture è basso per tutto quello che abbiamo fatto, dalle prenotazioni, distanziamento, controllo, eccetera. E quindi, essendo a rischio basso, pensavamo di poter andare avanti con l'attività. D'altra parte, il cinema e il teatro sono sempre momenti di divertimento e di cultura, e la cultura deve essere avanti e deve indicare le strade. Quindi, se noi dobbiamo essere la bandiera della prudenza, della responsabilità, del fatto di lottare tutti assieme per sconfiggere questo nemico, che effettivamente è un nemico molto più importante di quello che noi potevamo pensare. Ecco, se siamo una bandiera, accettiamo questo nostro ruolo di indicare un momento di difficoltà e di sofferenza da parte nostra per dedicare alla soluzione di un problema. Ecco, quindi Ci sono questo. però alternative per poter rendere fruibile lo spettacolo anche da casa. Sì, ecco, questa è la seconda parte, ovvero i teatri, il cinema si devono attrezzare per vivere questo momento di difficoltà che è poi un momento di evoluzione e che avrà, secondo me, degli effetti benefici anche per il futuro. Faccio un esempio. L'Ariston apre proprio oggi le sale virtuali, sono quattro sale che aprono, sono quattro titoli, cosa sarà il grande passo, il futuro, eccetera. E oggi, proprio alle 18, ci sarà un avvenimento che ha per protagonista Francesco Totti, che insieme al regista apriranno, diciamo, questo suo spettacolo, questo film, in maniera da raccontare la sua storia. E questo si può vedere in diretta andando sul sito dell'Ariston, come delle altre sale del progetto Io Resto in Sala, pagando da 4 a 7 euro e vederlo direttamente sullo smartphone, sul tablet oppure sullo smart TV. Ecco,
abbiamo trasformato la poltrona reale e lo schermo reale in una poltrona virtuale e in uno schermo che è a disposizione di tutti a casa. Questo come cinema. Come teatro, disposizioni del MIBAC permettono l'attività all'interno del teatro per le prove, per eventuali spettacoli che poi possano essere mandati in onda via web, via streaming o altro. Naturalmente tutto questo deve avvenire nel rispetto di quelle che sono le norme del distanziamento, il rispetto sanitario, eccetera, ma non si ferma e lo stesso Ariston quindi ha una serie di progetti, ecco proprio, e di lavoro che nelle prossime settimane dovranno essere fatti. Un'ultima cosa per chiudere, abbiamo parlato del festival, del Tenco anche. Sì, noi stiamo lavorando, diciamo, perché il Tenco possa avvenire nelle date del 19, 20, 21, non sarà aperto al pubblico ovviamente, ma sarà uno special che potrà essere ripreso dalla televisione, dalla RAI, e che riesca anche per quest'anno a far sì che l'appuntamento del Tenco rimanga in una maniera del tutto particolare. Poi la settimana dopo c'è il World Protection Forum, che è una conferenza internazionale di Jean-Cyric Cantournet, quindi la società Chelony, che presenta per la prima volta al mondo una scala del rischio basata su dei parametri del tutto particolari. E questo è importantissimo, doveva essere fatto di presenza, ovviamente viene fatto in distanza, quindi con i contributi delle persone che non saranno, diciamo, all'Ariston, e alcuni saranno ripresi all'Ariston, quindi verrà fatto, diciamo, questo convegno via web, e questo lo trovo altrettanto importante. Riprenderemo settimanalmente alle 5 della sera, che era un nostro format che raccontava gli amici del teatro, le storie del teatro, la parte attuale o no, e che quindi riprenderà, diciamo, con la prossima settimana, e cerchiamo di rimanere vicini col nostro pubblico, soprattutto per dare la possibilità di creare questa opportunità di divertimento, e il divertimento della mente e poi è cultura. Bene, ringraziamo Walter Vacchino di essere stato con noi per il quadro esaustivo che ci ha fatto, grazie a voi per l'attenzione, l'appuntamento è alla prossima. Grazie a voi da parte di tutti noi dell'Ariston. Grazie.